Ciao a tutti, oggi facciamo un bel contorno, un contorno a base di verdura. Verdura in questo caso sono le zucchine. Le zucchine le facciamo una ricetta partenopea, zucchine alla scapice. Andiamo subito con gli ingredienti e con il procedimento. Allora, ho preso circa 1 chilogrammo di zucchine, menta, olio d'oliva, mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, sale e aglio. Poi dopo in una padella antiaderente mettiamo dell'olio di semi di girasole per friggere le zucchine. Andiamo subito con il procedimento. Allora prendiamo le nostre zucchine, dopo averle lavate, tolto le due estremità, li facciamo a rondelline, 2-3 mm, così. Vedete? Più o meno di questa misura qua. Andiamo a farle tutte a rondelle. È un contorno molto buono, semplice da fare, non è difficile. Adesso è il periodo anche delle zucchine. Quindi è tutta verdura, chiaramente che la troviamo, le zucchine chiaramente le troviamo tutto l'anno, quindi non possiamo aspettare il momento quando ci sono proprio le zucchine di stagione, però in qualche zona d'Italia già ci sono, chiaramente in qualche zona molto più calda. Ecco qua, adesso andiamo avanti. Allora, le nostre belle zucchine sono state tutte tagliate a rondelle, vedete, di questo spessore di un 3 mm. Adesso andiamo a friggerle. Facciamo la prova dello stuzzicadenti. Ecco qua, l'olio è pronto. Quando lo stuzzicadenti fa questo friggimento, ecco qua. Andiamo a buttare un po' alla volta le zucchine. Li facciamo dorare. Una volta che sono dorate, le togliamo. Mettiamo altre due. Ecco qua. Allora, la prima padella di zucchine che abbiamo messo a friggere, vedete il colore? Adesso andiamo a toglierle. Andiamo a toglierle e li mettiamo su questa carta paglia, si chiama carta paglia, è un tipo di carta che assorbe bene l'olio. E dopo sopra aggiustiamo anche con un po' di Scottex, quello lì sempre per frittura. Ecco qua, le nostre zucchine sono state tutte fritte, le abbiamo messo in un vassoio con una carta assorbente, in questo caso si chiama carta paglia. Adesso in più gli facciamo anche un po' con lo Scottex, andiamo a asciugare un po' di olio in eccesso, ma vedete, guardate, non è che ce n'è tanto, guardate, vedete? Non ce n'è tanto, perché la carta ha già assorbito, l'olio è rimasto tantissimo in padella, quindi non c'è un eccesso di assorbimento di olio. Però facendo questa operazione qua, asciughiamo di più anche un goccio d'olio. Vedete, se c'è qualche goccio d'olio in più, andiamo a togliere. Ok. Adesso li andiamo a mettere tutte in una terrina e li andiamo a condire con tutti gli ingredienti. Allora, le nostre zucchine le abbiamo trasferite in un recipiente. Adesso andiamo subito per farle il condimento. Un po' d'aglio, un po' di sale, un po' di mentuccia.
qua. Un goccio di olio d'oliva, giusto un pochettino, e un goccio d'aceto di vino bianco. C'è un profumo che fa venire fame. Adesso andiamo ad amalgamare tutto. Chiaramente io ho fatto per un due porzioni. Poi in base alle persone che siete, aggiungete più zucchine e più ingredienti, chiaramente. Questo è per due persone. Ecco il nostro piatto. Guardate come si presenta bene. E sicuramente si presenta anche buono. Sicuramente, perché è un piatto che faccio, da generazioni. Quindi questo è un contorno molto buono che si usa tanto in estate. Potete mettere anche le zucchine su una fetta di pane bruschettata, ma come contorno vi garantisco che è proprio ottimo. C'è quel senso di aceto, aglio, olio di oliva. Voi dite come mai le fritte nell'olio di semi e poi aggiungo olio d'oliva. Ma l'olio di semi, una volta che viene assorbito dalla carta assorbente, giusto per dare quel sapore più accentuato, si mette un goccio di olio, ma non tanto. Guardate che colore, colore perfetto, cottura perfetta, e questo è il nostro piatto di oggi. Zucchine alla scapece. Ed eccoci qua alla conclusione, il nostro piatto di zucchine alla scapece. Eccoli qua. Guardate che bel colore, un'ottima cottura e un'ottima presentazione di questo bel contorno. Adesso lo faccio vedere un po' più da vicino. Vedete? Il profumo che risalta molto questo piatto è la menta. Chiaramente la menta è l'ingrediente principale di questo piatto, perché è proprio da tradizione partenopea la menta che si usa proprio nelle zucchine alla scapece. Qualcuno, se poi può fare a meno di metterlo, non lo metta, non fa niente, tanto le zucchine alla scapece, ecco, sono così. Chiaramente se uno non piace un ingrediente lo elimina. Quindi le mie zucchine alla scapece sono pronte da mangiare, potete mangiarle anche sopra una bruschetta e quant'altro. Quindi se vi piace questo mio piatto, mettete un bel like alla pagina Facebook Ricette Semplici e Buone di Guido. Accendete sempre la campanella per tenervi informati. Vi arriveranno le notifiche quando io posto una ricetta. Iscrivetevi al mio canale YouTube, La Cucina di Guido, e seguitemi che a me fa piacere. Va bene? Grazie e alla prossima. Buon appetito!